Ciao a tutti, oggi vi riparliamo del Lumifair. Abbiamo voluto prendere un altro Lumifair di colore bianco perché ci era piaciuto veramente il primo esemplare preso nero e questa volta l'abbiamo preso da Cool & Cool e adesso andiamo all'unboxing per vedere anche la versione bianca come si presenta. Scatola sempre, come abbiamo visto, molto cheap. Però una scatola comunque che ha tutto il necessario, meno comunque le varie cuffiette, ma ha comunque il cavo USB e l'alimentatore UMI da 5 volt 1 A di uscita. E nient'altro perché dietro ci sono le specifiche e comunque null'altro. La pellicola è applicata, ricordiamo che l'UMI Fair è uno smartphone entry level che ha comunque come dotazione diciamo 1 giga di RAM, una CPU MediaTek 6735P da 1 GHz, lettore di impronte, cosa che su un dispositivo da 90 euro non si vede diciamo di frequente, doppio flash con una potenza di flash con due LED abbastanza buona. Una fotocamera comunque 8 megapixel della Sony, IMX164 F22, quindi un'ottima apertura focale. E il dispositivo comunque è cheap, ma in realtà ha comunque delle buone finiture perché, come possiamo vedere, ha comunque una bella, diciamo, un bel frame laterale in alluminio, quindi anche a livello di estetica non si può dire che sia troppo economico. La pellicola è già applicata, lo schermo è leggermente arrotondato, diciamo nella parte periferica, abbiamo un dispositivo che in realtà non ha praticamente altri fronzoli, quindi non abbiamo comunque il LED di notifica e non abbiamo comunque i tasti soft touch retroilluminati perché abbiamo comunque i tasti a schermo, quindi in questo caso non servono a nulla la retroilluminazione. Bella l'animazione d'avvio, il nero aveva comunque una cornice, diciamo che non si intravedeva troppo, il bianco in realtà ha questa cornice, diciamo, tra l'LCD e il frame, diciamo, esterno, che in realtà si fa notare abbastanza, quindi non è esteticamente proprio bellissimo quello che, diciamo, è l'impatto, però si può soprassedere. Sul lato destro troviamo il bilanciere volume e il tasto di accensione. Nella parte bassa il microfono e il cavo di ricarica USB. Nella parte posteriore abbiamo lo speaker, il sensore di impronte, la fotocamera e il doppio flash LED. Andiamo a rimuovere la cover, ricover molto ben ancorata. La rimozione della cover ci dà ampia visione di quello che è il contenuto. Lo speaker, il slot per due SIM con il taglio micro SIM, la SD che abbiamo visto avere una capacità fino a 64 GB, i due LED che a livello di montaggio e di comunque di aspetto sembrano veramente abbastanza economici per come sono montati, anche la parte diciamo dello speaker posteriore a livello di assemblaggio sembra abbastanza economica. Anche il vetrino della fotocamera è un minimo, diciamo, ha comunque un ancoraggio non perfettissimo, sembra che si muova leggermente, ma non ha dato problemi. In questo caso lo stiamo usando da circa una settimana senza nessun problema. Il sensore di impronte è un sensore posto sul retro, è leggermente incassato perché in realtà dobbiamo andare comunque a trovare il punto e la pressione per fare, diciamo, attivare comunque il sensore deve essere abbastanza elevato. E andiamo a vedere quello che è il dispositivo, quindi come schermo. In questo caso abbiamo messo un launcher alternativo, un nuovo launcher, per avere anche una migliore velocità e una personalizzazione maggiore di quello che è il dispositivo. Abbiamo inserito dei giochi perché anche questo è uno smartphone che praticamente è utilizzato in famiglia.
Abbiamo il root, quindi questa è l'ultima ROM disponibile per il FER da parte della UMI, dispositivo comunque abbastanza rapido, 1 giga di RAM e 8 giga di memoria interna, Android 5.1 con una ROM del 14 ottobre come aggiornamento. Abbiamo dei piccolissimi impuntamenti abbastanza random dell'interfaccia. Probabilmente è un fine tuning che avremo nelle prossime release del firmware. La batteria, una batteria da 2000 mAh, una batteria che comunque ci riesce a tenere acceso il dispositivo per un tempo variabile dalla giornata, diciamo, intensa a un paio di giorni, un'attività meno intensa. In questo caso con 40 minuti di schermo siamo all'81% di batteria residua, con comunque l'utilizzo di qualche volta il 3G e anche un po' di Wi-Fi. Andiamo a fare una verifica anche di quello che è la fotocamera. Prima verifichiamo un attimino il flash per far vedere la potenza del flash, che è abbastanza elevata, ha un tono freddo del flash, ma i due LED riescono a dare una buona potenza anche di illuminazione alla scena. Se andiamo a vedere una foto da scattare, flash automatico, togliamo il flash. La messa a fuoco è abbastanza lenta. La fotocamera però diciamo che riesce a catturare comunque abbastanza dettagli per quello che è la risoluzione. Abbiamo impostato 8 megapixel anche per comunque andare a uno scatto con il flash, quindi fotocamera diciamo discreta, no? Non è, no, buona, ma comunque si riesce comunque a permetterci di scattare delle foto senza nessun problema. Se andiamo a fare un test di in questo caso di browser, apriamo il sito desktop, l'apertura della pagina è abbastanza veloce. Consideriamo che ha comunque 1 giga di RAM, quindi anche il rendering della pagina non è velocissimo. Indietro. Torniamo indietro. Quindi diciamo che in questo caso è promosso, ma comunque sia con una certa limitazione, perché comunque 1 giga di RAM non permettono miracoli. Se andiamo a verificare quello che è la memoria disponibile per le applicazioni e comunque sia anche andiamo a vedere la memoria in uso. In questo caso abbiamo circa 565 MB ancora liberi, quindi abbiamo alcuni servizi aperti in background. Abbiamo fatto delle prove con dei giochi in precedenza. E se andiamo a verificare anche tutto quello che le applicazioni installate, andiamo a vedere che la memoria può essere impostata come memoria principale per le applicazioni, la scheda SD,
SD, quindi cosa molto molto importante, perché in questo caso andremo a utilizzare questa memoria per le applicazioni pesanti, lasciando comunque lo spazio di memoria interna anche diciamo che non è poi molta, perché in realtà consideriamo che dei 8 giga disponibili abbiamo circa 3 giga riservati comunque al sistema, e il resto quasi 5 giga per le applicazioni. Il bianco, il nero non è male, perché comunque c'è da vedere, non è proprio un grigio come si vede in altri diciamo smartphone, un rosso comunque abbastanza buono, un verde che comunque ci sembra buono. Non guardate quello che è perché potrebbe essere l'illuminazione, quello che è la macchia di colore leggermente diverso, il blu che sembra anche leggermente diverso per quello che è la illuminazione, e ancora il bianco, quadrettini, varie gradazioni, scala di colori, diciamo che non è assolutamente male. Torniamo alla home. Con i tasti diciamo soft touch che vedete qui riusciamo a avere il tasto destro che ci fa da task manager, con la possibilità di andare a chiudere quello che sono le applicazioni in memoria tramite la funzione con la scopettina, e andiamo a fare un gioco rapidamente. Need for Speed No Limits. Attendiamo il caricamento. Il peso è abbastanza importante, siamo a circa 160 grammi. La fluidità non è male, si riesce a giocare senza grossi problemi o rallentamenti. Quindi la CPU Mali T720 è comunque non proprio eccezionale sull'HD come questo schermo, però diciamo che riesce comunque a garantirci una giocabilità dignitosa su tutti i titoli praticamente disponibili su Play Store. La ROM 5.1 attuale ha ancora qualche piccolo problema di compatibilità con alcune applicazioni, quindi Team, MyTeam, Vodafone, PayPal e alcune applicazioni tipo QR Droid per lo scanner di barcode, quindi qualcosina è ancora incompatibile, però stanno sicuramente lavorando anche per ottimizzare la ROM e a aumentare la compatibilità con le applicazioni. Il gioco quindi diciamo che va abbastanza bene, non ci sono grossi impuntamenti, il ritorno alla home comunque è abbastanza buono, la fluidità dell'interfaccia è buona, non ci sono problemi nello scorrimento delle icone. Andiamo a vedere un video, in questo caso prestazioni video circa uno Avengers, quindi un HD, un Full HD. Andiamo a vedere un Full HD. Nessun problema di riproduzione dei Full HD. Lo schermo ha comunque anche un buon angolo di visione, come potete vedere, non ci sono problemi di angolo di visione. Buono.
Vedete, non ci sono variazioni di colore eccessive, quindi tutto sommato buono. Buona rotazione, quindi buona quello che è la fruizione dei contenuti Full HD. Se verifichiamo invece un video 4K, quindi un video a risoluzione veramente elevata, in questo caso il processore grafico tende comunque a rallentare e non riesce a garantire il frame rate. Vedete, le scene sono anche l'audio tende a saltare e non essere fluido. Quindi diciamo, ce lo aspettavamo che i contenuti 4K non venissero correttamente, diciamo, riprodotti. Andiamo a vedere anche un contenuto musicale, giusto per far vedere che l'audio non è eccezionale, ma la posizione dello speaker è posteriore, quindi nel caso in cui andate a tappare o poggiare, un po' piatto l'audio, quindi l'audio non ha, diciamo, carattere, ma comunque è sufficiente. L'audio in chiamata è buono, anche lo speaker e l'earpiece è comunque buono, sia in viva voce che in fase di comunicazione. Non ci sono rumori, frusci o comunque, diciamo, problemi a livello di qualità audio, leggermente basso, ma comunque è accettabile per l'uso, diciamo, standard. Se volete aumentare il volume entrando in engineering mode MediaTek, riuscite comunque a farlo senza avere alcun problema. La luminosità dello schermo, se la mettiamo al minimo, è comunque molto luminoso, quindi troppo anche per la lettura al buio, però è quello un problema di parecchi pannelli. La luminosità media è comunque buono per qualsiasi utilizzo, la luminosità massima per l'utilizzo all'aperto, quindi sotto il sole, ci permette di avere una buona leggibilità comunque anche sotto il sole. E andiamo comunque sicuramente ad avere un ottimo dispositivo che non ci fa rimpiangere comunque altri dispositivi che sono comunque sul mercato a costi superiori. È quello che fa, diciamo, del Umifair un dispositivo comunque da prendere in considerazione è sicuramente il rapporto qualità-prezzo e il fingerprint. In questo caso l'impostazione del fingerprint avviene tramite il menu. Ricordiamo che il dispositivo ha lo Smart Wake Gesture Sensing e il fingerprint. In questo caso lo sblocco con il fingerprint ci chiede prima un PIN e poi si aggiunge il dito, si fa pressione abbastanza elevata sulla parte posteriore per 15 tentativi fino a che o inferiori fino a che comunque non vengono isolate tutte le aree. Ok, è andato, quindi in inglese la parte di settaggio, però l'abbiamo presa. Umifair è un dispositivo comunque valido. Vi ringraziamo per la visione di questo unboxing e recensione. Alla prossima.